Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Alessandro Torre, docente di diritto costituzionale comparato all'Università di Bari, che è uno dei massimi esperti italiani del costituzionalismo britannico. Ha scritto molti saggi anche sul Regno Unito dopo la Brexit. Conosce molto bene i meccanismi della monarchia britannica per parlare del voto nel Regno Unito. Allora, è chiarissimo chi ha vinto in questo voto, che la vittoria dei laburisti è stata schiacciante. Volevo chiederle, innanzitutto se ritiene che questa sia una vittoria anche nei contenuti simile a quella di Blair, o ritiene che Starmer sia molto diverso da Blair rispetto a quella storica vittoria del 1997. Allora, diciamo che una linea di continuità fra ciò che fu fatto con Blair e con gli eventi elettorali di adesso esiste. Una matrice comune che intanto è quella dell'impostazione sociale e politica del partito laburista, ma soprattutto perché ripropone alcuni temi, alcuni non tutti magari, alcuni temi che fanno parte del programma del New Labour di Tony Blair, che si riferiva molto anche alla questione della terza via e quindi della possibilità di restituire al Regno Unito una vocazione sociale, democratica e partecipativa. Beh, democratica lasciamo perdere, in fondo l'abbiamo sempre considerato un sistema democratico, nonostante taluni difetti. Partecipativa che era andata smarrita durante il periodo del thatcherismo, quindi una matrice comune, e questo lo dimostra anche il fatto che il documento che ha in qualche modo anticipato molte delle proposte che verranno poi portate avanti dal Partito Laburista al governo è stato, il documento che ha fondato questo è stato preparato dalla cosiddetta Commissione Brown, cioè da un gruppo di una decina di esperti scelti direttamente da Starmer per proporre una serie di punti su cui il laburismo andato al governo si potrà impegnare. A dire il vero, mancano alcuni aspetti. Per esempio, non si parla dell'attività della Corte Suprema del Regno Unito, che è stata messa molto duramente sotto attacco da parte dei conservatori, oppure di diritti fondamentali. Ancora in quel documento non si trovano grossi riferimenti, però la matrice è quella, quindi il Partito Laburista non cambia così radicalmente rispetto a ciò che è venuto fuori con lo stesso Brown, che fu ministro dopo di lui. Direi che quindi la continuità c'è, esiste. E ha fatto in un certo senso il vuoto intorno a quel periodo di forte radicalismo che è stato legato alla leadership di Corbyn. E lì invece il Partito Laburista era quasi irriconoscibile in alcuni suoi aspetti. Però sa, nel Partito Laburista convivono molte anime, e quindi il fatto che alcuni membri del Parlamento siano stati eletti partendo dal radicalismo, diciamo pre-Starmer, è abbastanza emblematico, perché vuol dire che comunque esistono anche dei mo motivi, se non proprio di dissenso rispetto a questa vittoria, perlomeno di interlocuzione, di proposte che in qualche modo forse aiuteranno il programma di Starmer a sviluppare di più le tematiche sociali, le tematiche partecipative, senza cadere in quegli elementi di populismo che in alcuni momenti anche nel Partito Laburista si sono fatti avanti. Secondo lei come cambierà la politica estera britannica dopo questa vittoria? Insomma, come andranno i rapporti con gli Stati Uniti? Che cosa cambia nel conflitto russo-ucraino e anche sul Medio Oriente?
Beh, oddio, diciamo che per i rapporti tra Gran Bretagna e Stati Uniti bisognerà vedere che cosa accadrà con l'elezione presidenziale negli Stati Uniti, perché certamente sarà difficile che, pur non tagliando completamente i rapporti con la democrazia statunitense, una vittoria di Trump sarebbe letale per i rapporti, almeno per i rapporti, chiamiamoli, sono proprio la coincidenza di idee, però almeno per la sintonia che si era creata negli ultimi tempi. Ecco, è molto difficile, tutto dipende dall'esito di queste elezioni presidenziali. Per quanto riguarda il discorso, per esempio, della guerra in Ucraina, il Regno Unito è stato tra i primi, il primo forse, ad assicurare la sua assistenza e la sua fornitura di fondi e di armamenti a Kiev, per cui non credo che ci sarà un cambiamento di direzione. Semmai è l'Europa che è molto, molto incerta sul da farsi e sulla scelta da assumere, ma la Gran Bretagna è fuori, la Gran Bretagna decide da sola, quindi io penso che non ci sarà una grande svolta in questi rapporti. E poi lasciamo stare la questione Israele e Striscia di Gaza, perché lì si naviga molto sull'incertezza. In che senso? Nel senso che in un certo modo tutti sanno, per esempio, che i rapporti con la comunità ebraica londinese soprattutto, che pare siano stati tenuti molto vivi e ripristinati con una base di grande fiducia proprio anche dalla moglie di Starmer, che è ebrea, di origine ebraica e osservante. È chiaro, questo significa che si sono eliminati alcuni aspetti di antisemitismo che facevano parte anche dell'atteggiamento politico della precedente leadership di Corbyn. Quindi anche in questo caso il Regno Unito si trova a metà tra il sostegno dato a Israele e la necessità comunque di salvaguardare un po' i diritti umani nella Striscia di Gaza e negli altri territori, esempio in Cisgiordania, e quindi anche qui vorrei aspettare un po' i primi 100 giorni, ecco, i fatidici 100 giorni che in genere si osservano con attenzione dopo l'arrivo di un nuovo governo un po' dappertutto, perché sono quelle settimane in cui un po' il programma, al di là del manifesto politico che un governo può proporre alle elezioni, in cui si precisano alcuni punti. Ecco, e allora anche su questo bisogna un tantino sospendere il giudizio, vedere che cosa tirerà fuori. Certo, con l'Unione Europea ancora non si parla di Brexit, anzi questo sarebbe un argomento molto scottante. C'è chi dice che forse in un secondo mandato la cosa potrebbe essere rivista, ripresa in considerazione, ma anche qua bisognerà vedere che cosa verrà poi da questa diplomazia europea portata avanti dal Partito Laburista. Allora, si può dire che i voti laburisti sono arrivati anche dagli indipendentisti scozzesi? Che cosa si può dire anche del voto in Nord Irlanda? Allora, il pericolo autonomista, insomma, secessionista è scampato in questa fase, dopo tutti gli scandali dello Scottish National Party e, insomma, anche una certa stabilizzazione nel Nord Irlanda. Allora, per quanto riguarda il caso più problematico in questo momento, continua a essere quello dell'Irlanda del Nord, perché l'accordo commerciale tenuto con l'Unione Europea ha coinvolto molto la questione del commercio tra Regno Unito e Irlanda del Nord, che si trova a metà strada, un po' fra i fuochi,
fra e quindi il famoso protocollo che è stato dell'Irlanda, per l'Irlanda del Nord, che è stato ripristinato, è stato riveduto e con pochissime concessioni a favore dell'economia nordirlandese, del commercio, degli scambi tra Irlanda del Nord e Regno Unito, ha prodotto una serie di proteste che sono arrivate addirittura a un giudizio piuttosto netto della Corte Suprema del Regno Unito. Quindi con l'Irlanda del Nord ancora la situazione resterà in qualche modo sempre sospesa sulla famosa questione del protocollo del commercio, e poi con alle spalle tutto l'elemento dell'unificazione, su cui insomma, i partiti continuano a essere, i principali partiti continuano ad essere molto molto divisi. E quindi l'Irlanda del Nord poi non è che in Irlanda del Nord non ci sono né un partito conservatore e né un partito laburista. C'è uno Social Democratic Labour Party che vuole, è un po' l'ala laburista, l'ala di sinistra del laburismo britannico, però sotto sistema politico nordirlandese ha delle caratteristiche proprie che insomma in qualche modo lo rendono piuttosto interlocutorio rispetto a ciò che avviene in Gran Bretagna. Diciamo che fa capo a sé, e quindi c'è anche una presenza che alcuni ritengono inquietante e altri invece salutano con favore. Basta guardare alle comunità che diciamo cattolico protestante che osservano questo aspetto, il fatto che il Sinn Féin è un partito ormai transfrontaliero, cioè produce degli effetti politici che riguardano molto i rapporti tra l'Irlanda e la Repubblica, del Nord e la Repubblica. Quindi il problema lì dovrà essere valutato alla luce dell'appello che il Partito Laburista può produrre nei confronti di un panorama politico così controverso. Per quanto riguarda i nazionalisti scozzesi, guardi, sì, c'è stata una gestione molto molto in diminuendo. Il fatto che per esempio che la stessa Corte Suprema si sia espressa molto molto nettamente contro la assurda richiesta dei nazionalisti di trovare le condizioni sulle condizioni praticabili per un nuovo referendum indipendentista, che è stato bocciato drammaticamente, con una tirata d'orecchi molto forte nei confronti dei ricorrenti scozzesi, intendo. Significa che non c'è un atteggiamento molto permissivo nei confronti di una qualsiasi riapertura della questione indipendentistica. E i laburisti non hanno nessuna intenzione di incoraggiare questo. Nei riguardi della Scozia, il manifesto laburista, che è stato sotto questo profilo molto preannunciato da quel documento Brown New Prism che dedica una voce alla questione della devolution, il Partito Laburista ha detto che, senza citare assolutamente la questione indipendenza, ha detto: noi lavoreremo per aumentare i vantaggi che derivano da una devolution che è stata grandemente compressa durante i 14 anni conservatori, faremo di tutto perché noi crediamo nell'unità del paese, eccetera. Quindi i nazionalisti non hanno trovato chissà quale grande conforto sia in questo manifesto politico e ovviamente anche in queste elezioni, perché il partito lo Scottish National Party, il partito nazionalista, perde moltissimi seggi, da essere diventato a un certo punto il terzo partito a Westminster, e ora invece si ridimensiona di più. Continueranno i nazionalisti ad avere il governo dell'area della devolution, perché le elezioni scozzesi si faranno molto più avanti, però certamente perdono dei poteri a Westminster e continuano a mantenere una posizione interlocutoria a Edimburgo. È interessante, perché loro continueranno con la nuova leadership, continueranno a spingere sempre in direzione di una ipotesi indipendentista, però certamente in questo momento nessuno darà loro retta.
Vuole dire qualcosa sull'affluenza? Allora continua a scendere. Io legherei questo discorso anche con, diciamo, io non riesco a capire per quale motivo Farage e Reform UK vengono così sopravvalutati. Io parlo della stampa italiana perché ne parlano molto. Adesso non so come se ne parla nel Regno Unito, ma perché quest'uomo viene diciamo, così sopravvalutato dopo che è sparito all'inizio della Brexit? Ma è sparito perché lui, in un certo senso, intanto lui ha l'unico luogo dove elettoralmente il partito, diciamo, indipendenza britannica rispetto all'Unione Europea trovò un po' di successo era il Parlamento europeo. Non è mai stato, non ci sono mai state delle affermazioni nelle elezioni britanniche precedenti. Adesso non so il drappello, penso che siano 13 persone, però di questo nuovo Si partito. parla di 4 eletti, 4-5 se no. Addirittura, ecco, perché non ho qui sotto mano, appunto sono fuori casa, Sì, quindi. diciamo un po' più basso, molto più basso rispetto a quello che si era detto in un Alla primo tempo. televisione 4, quindi anche questa è stata una debacle terribile. Farage, non so neanche se sia stato eletto lui. No, 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 lui ce l'ha fatta, lui ce l'ha Ah, ce fatta. l'ha fatta. Beh, lui vabbè, con tre deputati alla Camera dei Comuni non credo che potrà fare qualcosa. D'altra parte bisognerà vedere quale sarà l'influenza del Reform UK, mi pare che si chiama così, del partito di Farage. Beh, in questo momento continuerà a mantenere, diciamo, delle posizioni populiste, anti-immigrazione, di salvataggio delle tradizioni dell'unità costituzionale, anche se molte delle puntate di questo partito sono state anche piuttosto dannose nei confronti, per esempio, dell'attività parlamentare o dell'attività governativa portata avanti negli ultimi tempi. È un partito di protesta, continua a essere tale, crede di poter conservare dei valori tradizionali, però avrà una parte minoritaria, abbastanza evidente. E forse potrà più avere una cassa di risonanza a livello di amministrazioni locali, però anche là bisogna vedere quali saranno le prossime Ritiene che la Sunak abbia sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. amministrazioni. E si è collocato diciamo, nell'anello finale di una catena di cinque leadership che sono andate veramente in senso molto discendente. Forse l'unico governo veramente credibile dal punto di vista dell'attenzione costituzionale, diciamo, della cura di alcuni elementi, era stato il governo di Cameron, che all'inizio aveva potuto governare abbastanza così, in maniera piuttosto credibile, piuttosto accettabile, o sostenibile almeno, anche per via dell'influenza dei liberal democratici. Caduta questa, è l'ultimo spezzone del governo Cameron, diciamo, fu fortemente danneggiato non tanto dalla questione del referendum scozzese, su cui Cameron aveva avuto in un certo senso conforto dal nord scozzese, ma il referendum sulla Brexit. E lì è stato il momento della caduta. Dopodiché si è aperta la stagione molto, molto controversa, molto contrastata, molto incerta, con interventi anche della Corte Suprema sulla questione della prerogativa, eccetera, eccetera, con l'amministrazione May. Dopodiché c'è stato un brevissimo periodo, se ben ricordo, che è durato poco più di 45 giorni, l'unico merito si fa per dire, della Truss fu quello di aver visto collocare la morte della regina, quindi questo cambiamento diciamo, di postazione della monarchia durante questo brevissimo mandato, dopodiché è finito tutto lì.
e Cameron, Johnson poi ha, insomma, portato ancora più in basso l'attività del primo ministro e le cose che, diciamo, in cui si erano responsabili, numerosi oltraggi nei confronti dello stesso Parlamento, questa l'appropriazione abbastanza illecita più che illegittima della prerogativa regia per sospendere l'attività dell'esecutivo nel momento del Parlamento, nel momento in cui si stava avvicinando l'ultimo di grande importante dibattito sulla Brexit, dopodiché e le elezioni improvvise, le cosiddette snap elections che sono state convocate addirittura non perché la legislatura stava per chiudere o altro, ma con una legge proprio speciale fatta da Johnson, e poi lo scandalo del festino alcolico nel periodo della pandemia, che ha gravemente scosso il prestigio anche, insomma, di questo governo. Beh, sono tutti segni che hanno portato alla caduta. Sunak non ha fatto altro che ereditare una situazione molto compromessa, e direi anche che forse poi quello che poteva essere il vantaggio della sua forte posizione sociale ed economica non è stato, diciamo, non ha trovato altre forme, diciamo, di apprezzamento da parte dell'opinione pubblica, ma oserei dire che probabilmente l'origine non strettamente inglese di questo primo ministro forse non gli ha procurato simpatie o altro. Però ormai pensa che ci sia stato questo elemento? Ma non bisogna mai sottovalutare quello che percorre a volte la società britannica, guardi, specialmente in Inghilterra. Non bisogna dimenticare che ci sono molti elementi di discriminazione anti-ebraica nei confronti degli immigrati e così. Pensiamo al caso dell'Olanda, per esempio, no? Della deportazione verso questo lontano paese africano. Quindi non è una società che si possa considerare, secondo me, totalmente aperta e accogliente nei confronti di etnie o culture che, nonostante abbiano alle spalle molte generazioni di persone che ci lavorano e hanno acquisito anche posizioni forti dal punto di vista economico, non è detto che questo equivalga a una vera e propria simpatia. Se poi uno diventa primo ministro, non lo so, lasciamo anche questo il giudizio sospeso ai nostri amici politologi. E direi quindi che in fondo Sunak non ha anche, in un certo momento ha anche fortemente acuito certi elementi di conservatismo che erano già propri del Partito Laburista. Beh, d'altra parte la scelta appunto di spostare gli immigrati verso un paese subsahariano per poter decidere della loro legittimazione a entrare nel Regno Unito è una mossa che trova giustificazione solamente nella chiusura mentale di un certo partito conservatore. È qualcosa di simile a quello che anche in Italia si è tentato di fare. L'Albania. Per l'Albania, va bene, ma questa è un'altra storia, direbbe chi. Va bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità, poi magari se abbiamo tempo possiamo anche commentare la nascita del nuovo governo. Comunque io la ringrazio, ringrazio il professor Alessandro Torre, costituzionalista di diritto, appunto di diritto costituzionale comparato, grande esperto dei meccanismi politici e istituzionali del Regno Unito. La ringrazio. Grazie, sentirci, alla prossima volta.